Buonasera amici miei, benvenuti. Siamo un po', sono un po' all'aperto a prendermi un po' di sole, un po' di melatonina, così qua stare così in casa ci si arrugginisce e si diventa bianchi come i cadaveri. Comunque, tra un po' sono a gialla, quindi dovremmo riuscire a bloccarci un attimo, fare ciò che vogliamo, tra virgolette. Comunque, tornando a noi. E Day After, così, giusto per tanto, comunque Day After, Spezia Inter, dici vabbè, cosa c'è da dire ancora? Un po' di cose da dire ce ne sono ancora, alla fine, insomma, volevo un attimo valutare la situazione, anche comunque i commenti, anche altre interviste sentite, video di altri youtuber fatti, insomma. Considerazioni che vuol dire di che ti lamenti, tanto avete vinto il campionato. Aspetta un attimo, insomma, diciamo che alla fine mancano 9 punti, sono 3 vittorie su 6 partite, quindi anche è vero che comunque Milan, Juve, Atalanta, anche comunque sempre lì sotto, che devono ancora giocarsela e devono anche vincerle tutte, perciò Le possibilità di rimonta sono pressoché minime, però comunque c'è sempre quel però, cioè finché non è matematico io non è che sto a esultare. È vero, ieri ci meritavamo la vittoria, vabbè, andata così, ce la teniamo così, però dire 9 maggio siamo campioni e mi tocco parecchio tocchio ferro, perché comunque insomma ce ne vuole, dipende molto tutto da noi. È vero che poi c'è Verona, Crotone, Sampdoria, va bene, però sappiamo che comunque sono degli ostacoli non da poco, cioè alla fine siamo ad aprile, quasi maggio, perciò la squadra è anche di per sé stanca, lo sono anche le altre, si sa benissimo, però è anche vero che comunque ci sono anche altri risultati che devono arrivare, ci sono ancora tanti scontri diretti per la Champions League, stasera poi devono giocare Napoli-Atalanta, quindi insomma saranno dei match, la lotta Champions è molto aperta, quindi ancora non si sa bene come chi arriverà secondo, terzo, quarto, tra l'altro altre cose, forse la Juve rischia pure di non andare in Champions League insieme a Real Madrid per la questione Super League, Super Lega, quindi insomma, solite cose, Super Lega già, cioè, non ho già le palle piene, sinceramente, ho già mal di testa, boh, finiamo sto cacchio di campionato e via. E sentito la conferenza di Conte ieri sera, molto, molto interessante, diciamo che ha dato anche lui la sua opinione su questa storia qua, con la UEFA, eccetera. Però comunque il nostro pensiero adesso deve essere quello per domenica e cercare di assolutamente conquistare 3 punti, sperando anche comunque di passi falsi, cazzo di mo, di passi falsi delle altre squadre. Perciò ragazzi, io sono fiducioso, ovviamente, cioè, per prendere questo campionato ce ne vuole, cioè, dobbiamo proprio essere, crollare proprio a picco, perché poi dopo insomma parte gli altri risultati, però comunque ragazzi attendiamo e speriamo in bene. Noi ci vediamo domani, cos'è, venerdì, tra venerdì e sabato sicuramente farò un bel prediction e poi classici appuntamenti. Forza Inter, ci vediamo, buona serata.